Martedì 10 marzo, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Qui ci occupiamo di cose del calcio nazionale ed internazionale. Partiamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport, la notizia del giorno è tutti a casa. Chiusa l'Italia e anche la Serie A. Sapete tutti quello che è successo ieri sera con l'intera nazione che è diventata zona rossa e con la decisione sostanzialmente scontata dopo quello che era successo a Parma, anticipata ieri pomeriggio dal CONI e poi ratificata dal governo, dello stop a tutte le attività sportive, ivi compreso il campionato di Serie A. L'unica eccezione per il momento è dato dalle competizioni europee, quindi vuol dire che ad esempio che Inter e Roma in Europa League giocheranno, e anche la Juventus, che è l'unica che deve giocare ancora in casa in Champions, potranno giocare le loro partite in Europa rigorosamente a porte chiuse. Poi questa è la decisione per il momento, ma abbiamo visto che nel giro di poche ore può cambiare tutto, può succedere di tutto. Ufficialmente quindi campionato fermo fino al 3 aprile, poi dopo si vedrà e soprattutto si capirà se si andrà avanti e in che modo, perché ci sono dati che non si possono superare. Il campionato va chiuso entro, credo, se non ricordo male, il 23 maggio, comunque 24 maggio, una data del genere, perché poi ci sta il campionato europeo e quindi... Allora, va chiuso entro il 24 maggio, date per recuperare le partite all'interno non ce ne sono, c'è da fare anche semifinali e finali di Coppa Italia. Questo poi crea anche un altro tipo di problema: se il campionato non finisce, come ci si comporta? E ci sono già polemiche un po' pretestuose, per non dire farneticanti, da parte di Arturo Diaconale, che è il portavoce della Lazio, che dice che stanno montando un teatrino per togliere alla Lazio lo scudetto. Innanzitutto la Lazio non ha vinto lo scudetto, non è in testa alla classifica, a mio avviso non ha nessuna possibilità di vincere lo scudetto, perché sta già facendo un miracolo e prima o poi si dovrà fermare. Comunque ha ricordato lo scudetto. Nel 1915 poco scoppiò una guerra mondiale, quindi forse il calcio in quel momento non era una priorità. Adesso non è male, ma lo vedremo dopo commentando questa pagina farsesca. Vediamo un po' le pagine interne della Gazzetta dello Sport. Lo sport si ferma, il decreto Conte stoppa l'Italia fino al 3 aprile, i campionati di calcio sono tutti sospesi, ma si salvano le partite europee. Andiamo avanti, a proposito di partite di Champions, stasera gioca l'Atalanta in uno stadio vuoto, il sogno quarti può diventare realtà. Al Mestalla a Valencia l'Atalanta deve difendere il 4-1 dell'andata. Dea per Bergamo per la storia. Ok, tutti a porte chiuse, qui si parla sempre di Champions League, Barça-Napoli, la partita in programma mercoledì prossimo, in programma mercoledì 18 marzo, tutti a porte chiuse, Barcellona-Napoli senza tifosi o solo con quelli catalani, si dovrebbe decidere in mattinata, le opzioni sono 3, io direi 4, però diciamo 3 le principali. Porte aperte per tutti, altamente improbabile per non dire impossibile. Porte aperte per tutti, porte aperte solo per i catalani, ipotesi possibile. Porte aperte per nessuno, cioè porte chiuse. Ed è anche una soluzione molto probabile, visto che saranno a porte chiuse le partite di questa settimana di Europa League. E poi l'ipotesi estrema, partita rinviata, non si gioca. La UEFA non vuole proprio prendere in considerazione questa ipotesi, anche perché poi si tratterebbe di far scalare tutta la stagione, compreso i campionati europei, che poi a questo punto potrebbero essere la cosa più sensata. I campionati europei si giocano a settembre, si chiude la stagione a giugno facendo fine tutti i campionati, poi si fa una corsa in qualche modo, certo.
Ma in tempo di emergenza, se si vuole salvare tutto, non ci sono molte alternative a mio avviso. Però la UEFA è capace di tutto, quindi aspettiamoci di tutto. Però un campionato europeo non credo che si possa giocare luglio ed agosto, perché, oddio, pure può essere. Però l'ipotesi che non finiscono i campionati in alcune nazioni deve comportare, o addirittura le competizioni europee deve comportare nella UEFA la necessità di rivedere, quindi si può tranquillamente rinviare di 3-4 settimane l'europeo, semmai comprimendolo in qualche modo nelle date, per portare a termine più o meno in maniera regolare una stagione anomala, senza ombra di dubbio. Andiamo avanti. Le due facce del talento, Dybala l'uomo in più, genio e maturità, la gioia nell'Olimpo dei 10 della Juve. Personalmente apprezzo molto Dybala, mi piace molto come giocatore, però forse nella sua storia la Juventus ha avuto qualche numero 10 un po' più forte. Dico Sivori, quelli che mi ricordo io, Sivori, Platini, Del Piero, Baggio. Dybala non è a questi livelli, soprattutto è estremamente un giocatore incostante, ha grandissimi numeri, ma spesso sparisce dalla partita. E non è per pochi minuti giocati contro l'Inter con un gol meraviglioso, ma un'azione meravigliosa, non è che improvvisamente è diventato l'eroe del giorno, è entrato nell'Olimpo dei numeri 10 della Juventus. No, sono questi titoli eccessivi. Come eccessivo è il su Eriksen, il mistero, carattere e tattica. Crisi, Cristo e l'Inter, il feeling è a zero. Premessa, non credo che questo sia un fenomeno. Avendolo preso l'Inter è stato venduto come un grandissimo acquisto. Poi Conte non lo fa giocare. Diamogli però il tempo di ambientarsi in un campionato che è completamente differente dalla Premier League, e quindi non lo si può bocciare. È stato esaltato oltre i propri meriti, a mio avviso. Ma adesso lo si sta mettendo in croce, oltre quelle che sono le sue colpe. Andiamo avanti, restiamo a Milano. Passo paradosso, Pioli ha il sostegno del club, ma resta solo. Sostegno del club che sostanzialmente ha già preso un altro allenatore, non credo che lo abbia. Comunque, andiamo alla Roma. Ora Friedrich studia il piano B. Non lo so se è saltata la trattativa per l'acquisto della Roma. L'ipotesi che possa dare 50 milioni per entrare e poi chiudere tra qualche mese mi sembra un po' fantascientifica. Ecco, o la compra la Roma o non la compra. Ormai ha fatto tutti gli accertamenti del caso, sa esattamente la situazione debitoria, magari non era chiuso tutto d'accordo sui soldi da dare a Pallotta. Forse si sono resi conto che i debiti sono tantissimi e che quindi i soldi da passare a Pallotta devono necessariamente essere meno di quelli garantiti. Non lo so. Essere state parzialmente o praticamente ufficializzate, c'è qualcosa che non va. Andiamo avanti, Gazzamondo, aria di crisi a Madrid, il Real ora si gioca tutto. La sconfitta in campionato ha comportato la perdita della testa della classifica, e la situazione in Champions League è sostanzialmente compromessa, avendo perso 2-1 in casa con il Manchester City. E poi sotto un'intervista che uno fa fatica a capirne il senso, Raiola. Gli agenti contro la FIFA, noi esclusi dal tavolo. Gli agenti hanno una visibilità, secondo me, eccessiva. Sono visti dalla totalità dei tifosi come il cancro del calcio. Fanno giustamente i loro interessi, ma che addirittura lo facciano in maniera così sfacciata, dicendo che devono essere loro minacciare la FIFA, come ha fatto Raiola, di creare un altro organismo parallelo, perché loro devono lucrare. Loro non hanno nessun titolo, secondo me, per fare soldi nel calcio, perché non sono calciatori, non sono allenatori, non sono un elemento tecnico, non sono presidenti, quindi non mettono, drenano risorse.
sono dei devono essere dei consulenti di calciatori pagati dai calciatori e basta, che debbano prendere soldi in quantità abnorme. È una cosa che porterà il calcio, che sta portando il calcio alla rovina. Ora, fino a quando le società sono così stupide da farglielo fare, amen. Le società che pagano fior fior di soldi dei direttori sportivi e poi fanno fare, riconoscono percentuali assurde sui trasferimenti ai procuratori, è una cosa che secondo me, se non fosse vera, sarebbe incredibile. E capisco, glielo fanno fare i procuratori, fanno bene ad approfittarne, per amor di Dio, ma che addirittura facciano una lotta certamente non capiscono questa battaglia di Raiola che deve guadagnare 25 milioni sul trasferimento di Pogba dalla Juventus al Manchester United, che poi, se sono soldi che passano da una società a calcio, restano nel mondo del calcio. Se vanno ai procuratori, sono soldi che escono dal circuito del calcio. Vabbè. Corriere dello Sport, stop, lo sport si ferma con tutto il paese, l'abbiamo visto. Decide il governo, non si gioca più. E poi in basso, dopo il blocco si riparte o il calcio finirà nel baratro. È chiaro che bisogna ripartire, perché l'ipotesi che i campionati possano essere sospesi è ridicola. Che cosa si fa? Si dice a squadre che stanno in lotta per la retrocessione: mi dispiace, siete retrocesse, perché in questo momento il Lecce, che ha gli stessi punti del Genoa, se non ricordo male, ma sta peggio nella classifica avulsa, retrocede quando mancano 11 giornate alla fine. E questo vale anche per lo scudetto. Si dice alla Lazio, all'Inter, lo scudetto va alla Juve nonostante non sia finito il campionato. O in Champions ci va l'Atalanta, non ci va la Roma, o magari il Napoli, o magari, che ne so, Parma e Verona o il Milan non vanno in Europa perché la classifica viene congelata in questo momento. E poi che succede nei campionati inferiori? Il Benevento, che ha praticamente da dicembre vinto il campionato, che ha più di 20 punti sulla seconda, non viene in Serie A perché dalla Serie A come funziona? Si blocca, perché c'è anche quest'altra ipotesi di annullare completamente la stagione. La stagione deve finire, c'è uno slittamento, slittano tutte le competizioni. Credo che sia inevitabile, ne parlavo prima, che slitti il campionato europeo, che sia inevitabile da un punto di vista logico, sia ben chiaro, perché poi nella pratica, nel gioco del calcio, nel palazzo del calcio, la logica non c'è. C'è anche da dire un'altra cosa: al momento credo che si siano fermati i campionati italiani e svizzeri. Se la cosa va avanti, si potrebbero fermarsi anche altri campionati. L'Inghilterra ha deciso addirittura di continuare a porte aperte. Sono valutazioni che fanno lì, non entro nel merito. Io non sono tra coloro che dicono che si è fatto bene a chiudere chiudere gli stadi o a fermare la Serie A. Ho le mie idee, me le tengo per me, non sono un esperto. Però non si può certamente concludere la stagione senza arrivare alla coda e senza avere tutti i verdetti da classifica, dal campo. Si devono giocare tutte le partite, le classifiche solo quando si sono giocate tutte le partite. Andiamo avanti, nazionale in bilico, resta senza test. Credo che questo sia l'ultimo dei problemi. Credo che la sosta della nazionale tranquillamente non si faranno partite, perché nessuno vorrà giocare contro l'Italia. Il comune di Norimberga, dove era prevista Germania-Italia, già ha fatto sapere che non vogliono fare la partita, quindi la partita verrà tranquillamente annullata, è un amichevole, si può fare tranquillamente. E resta senza test, sì, resta senza test, però credo che il problema valga per tutte le nazionali. Poi, in tutto questo è veramente un problema risibile. Andiamo avanti, niente stop, siamo inglesi, ne parlavamo, Premier rapporti aperte e poi diagonale attacco, Lotito si dissocia. Questa è la follia che stavo dicendo ad inizio della rassegna stampa. Leggetevi questa pagina del Corriere dello Sport, perché è veramente scioccante quello che ha detto Diagonale. Uno certe cose le aspetta da Lotito, non da Diagonale, che è noto per essere un giornalista schierato politicamente, però abbastanza equilibrato.
una uscita del genere assolutamente fuori luogo. E poi Barça-Napoli senza pubblico, l'abbiamo detto, si va verso le porte chiuse, anche se c'è la possibilità di giocare con i soli tifosi del Barcellona, sicuramente, a meno di cose eclatanti, non ci saranno i tifosi del Napoli. E con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.